Bentornati amici di Sport Today, come vi dicevo, qui da noi passano sempre grandi appassionati di sport a trovarci. Oggi è qui con me Fulvio Catellani. Ciao Fulvio. Buongiorno a tutti. Tutto bene? Benissimo, benissimo. Allora, raccontiamo un po' che cosa fai, come è nata la tua passione per il calcio. Possiamo dire che nelle tue vene scorre un sangue da campione per via del tuo papà. Certo. E com'è nata la tua l'idea di fare il procuratore e di affiancare tu qua in questo? L'idea è nata da quasi da subito, nel senso che papà, dopo aver smesso di giocare a pallone, ha incominciato e ha intrapreso questa attività e sinceramente è un'attività che mi appassiona per le molteplici sfaccettature che ha questo lavoro, quindi poter interfacciarti con le persone, capire le persone, ed è una cosa che mi piace, e soprattutto girare, cercare di trovare, di scovare ragazzi, nuovi talenti per il calcio. Diciamo che è una professione che è un po' mutata nel corso del tempo, forse in precedenza c'era un po' meno concorrenza, adesso sono davvero tanti i procuratori e poi bisogna anche stare attenti a chi pone davanti tutto i propri interessi al bene magari del giocatore. È un'attività ed è un lavoro abbastanza particolare, nel senso che se viene fatto come lo facevano e come l'hanno interpretato i primi, diciamo, e quelli che realmente facevano e sviluppavano solo il contratto del calciatore, perché il procuratore questo fa, questo faceva, ora si è un po' modificato, però appunto veniva interpretato come lavoro puro e quindi anche con una deontologia professionale che andava a rispettare o almeno cercava di rispettare i propri concorrenti e comunque tutta la gente che ci lavorava intorno. Adesso con tutti questi interessi che sono arrivati negli ultimi anni attorno al calcio, la mediaticità, gli sponsor, la visibilità, questo mondo è diventato sempre più appetibile anche da tutte quelle persone che non ci facevano parte. Quindi affacciandosi a questo mondo dove girano tanti soldi, la gente è disposta a calpestarti, se posso usare questo termine, o a non essere una persona abbastanza corretta come si dovrebbe essere in un mondo lavorativo in generale. Io so che tu hai due pupilli in particolare, so che hai collaborato con grandi nomi, ma per questi due giocatori hai uno speciale, insomma, feeling. Sì, più che feeling mi prendo un po' la patria potestà. Sì, uno è appunto Francesco Acerbi, che lo vidi quando giocava nella Beretta del Pavia e mi sembrava un ragazzo che era strutturato per giocare a pallone sicuramente. E l'altro è un po' è stata un fulmine a ciel sereno quando l'ho visto, anche se ero appunto a Belgrado con i ragazzi con cui collaboro. E appunto Savic Milinkovic, che me lo fecero vedere in una partita, insomma, balzò subito agli occhi. Ecco, questi quindi sono quei due ragazzi che un po' mi prendo così la, non dico la patria potestà, ma insomma è anche questo il bello del mio lavoro, cioè quindi avere dei ragazzi che inizialmente vedi che hanno delle capacità e quindi tu cerchi di tutelarli e di farli arrivare più in alto possibile. E quindi questo lavoro però non è facile, perché ogni giocatore può avere delle dinamiche diverse e delle strade diverse. Io faccio sempre un esempio: Materazzi è arrivato dall'interregionale a vincere la Coppa del Mondo, come altri invece hanno subito esordito, sono di Balotelli, ha esordito subito in Serie A a certi livelli, imponendosi anche, e quindi il ruolo del procuratore è proprio questo: prenderlo e accompagnarlo per mano. Io dico che è un rapporto un po' come la propria fidanzata, che poi diventerà tua moglie, quindi è un po' un rapporto. Il percorso più giusto per ognuno. Assolutamente, assolutamente. E
ponendo gli interessi prima del calciatore, se ci sono gli interessi del calciatore, ci sono per forza anche i tuoi. Così, io poi penso sempre che è meglio avere due in meno e andare a testa alta che avere due in più e doversi nascondere da qualche persona. Parliamo adesso del calciomercato, che è un evento che organizzi tu, che è cambiato anche nel tempo. Sì, devo dire di sì, è cambiato nel tempo parecchio, perché da come era prima, che era una pura riunione lavorativa, quindi uno si recava al calciomercato appunto o il giocatore o il procuratore, anzi prima quando era incominciato erano pochi procuratori, quindi il calciatore era procuratore di se stesso, e quindi andavi, ponevi la firma sul tuo contratto e te ne andavi. Ora invece, con l'avvento dei social network, con l'avvento comunque della televisione, che all'interno del calciomercato sviluppa ormai trasmissioni e piatti, ci sono che comunque relazionano la gente che appunto segue su tutto quello che avviene, quasi dico minuto per minuto, perché sono quasi sempre in onda, diciamo, e quindi si è modificato e si è trasformato in un evento mediatico vero e proprio. Quindi devo dire che poi la nostra appunto iniziativa in unione con l'ADISE, l'Associazione Italiana Direttori Sportivi, che ha in appalto appunto dalla Lega l'organizzazione del calciomercato, stiamo sviluppando con lei dei contenuti importanti e siamo riusciti anche ad avere finalmente delle location, una location importante come l'Hotel Meliá, e soprattutto come degli sponsor importanti che ti possono dare appunto quel plus in più per poter definitivamente fare il salto di qualità. Ci saremo anche noi di Sport Today, lo possiamo dire? Assolutamente. Ricordiamo sì. Le date, così diciamo anche a chi ci segue, certo, dove poter vedere le interviste, dove è possibile seguire il tutto. Le date sono il 16-17 agosto e 23-24 fino al 25 a mezzogiorno, perché il 16-17 sarà la chiusura della Serie A e della Serie B fino alle 20, e il 23-24, con chiusura del 25 a mezzogiorno, sarà la chiusura del campionato di Lega Pro. È stato fatto così perché hanno un attimino imposto di dover chiudere il calciomercato, cosa tra l'altro giusta, prima dell'inizio dei campionati. Quindi seguite le pagine ufficiali del calciomercato, noi ci occuperemo di qualche intervista, di qualche pillola apposta per voi. Io ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo. E grazie a voi. Noi andiamo a bere un caffè, voi rimanete collegati su Sport Today, ci saranno tante novità per voi. Ciao! Ciao ragazzi!